dello Spirito Santo. Ringraziamo il Signore per questa giornata. Che piova o non piova è indifferente, perché c'è la gioia del cuore che incomincia un qualcosa di bello. E quando incomincia qualcosa di bello, tutto il resto diventa relativo, anche l'acqua. Ringraziamo il Signore perché adesso iniziamo i festeggiamenti della nostra mamma dolcissima di Casandrino. Ringraziamo il Signore, tanti eventi sono successi nell'anno che è passato, tra virgolette. Tante cose belle ci aspettano, abbiamo anche, diciamo, tanti auguri anche al sindaco, alla nuova giunta comunale, a tutti. Incominciamo un capitolo nuovo, sapendo che sempre si è fatto bene e si farà sempre meglio in tutti i suoi aspetti casalinghi. E la Madonna ci accompagna. Allora questo pellegrinaggio che noi vogliamo fare, simbolico perché è un piccolo tratto, è il cammino verso un qualcosa di nuovo. Ogni anno è qualcosa di bello, ogni anno c'è la novità che la Madonna ci dà, di un qualcosa che nasce. E lei con la sua protezione materna ci aiuterà, come ci ha sempre aiutato. Allora noi adesso faremo una preghiera, un padre, un ave in gloria, chiederemo la sua protezione, poi dopo c'è un piccolo dolcino e poi ci mettiamo in cammino e andiamo verso il santuario per la Santa Messa e poi metteremo il quadro, la bandiera esposta. Padre nostro, sei scelto, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, vieni, grazie al Signore con te. Sei la benedetta tra le donne, benedetto il frutto del suo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dico la consacrazione a Gesù attraverso le mani di Maria, sarò la voce di tutti quanti voi. Consapevole della mia vocazione cristiana, io rinnovo oggi nelle tue mani, oh Maria, impegni del mio battesimo. Rinuncio a Satana, a tutte le sue seduzioni e a tutte le sue opere. E mi consacro a Gesù Cristo, portando con Lui la mia croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza della Chiesa io ti riconosco per mia madre e regina. A te offro e consacro la mia persona, la mia famiglia, la mia vita, il mio paese e tutte le mie buone opere, passate, presenti e future. Disponi di me e di quanto mi appartiene per la maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per oggi. Oggi per noi si apre la festa, si apre il cuore, si apre qualcosa di bello. Ogni giorno dovremmo dire, domani Dio, Madonna, ci ha conservato qualcosa di unico ed irripetibile. E allora noi lo ringraziamo e la ringraziamo. Perché? Perché noi stiamo festeggiando la madre di Gesù e Gesù non può essere più contento. Ringraziamo tutto il popolo di Casalino, ringraziamo il nuovo sindaco, Sossio Canese, la giunta comunale, tutte le autorità civili militari, tutti quanti, tutto il popolo di Casalino. Oggi per noi è qualcosa di bello, dobbiamo guardare questa donna, dobbiamo osservare. Dobbiamo guardare il cuore e dobbiamo imitare. Siamo devoti. Devoto significa coloro che imitano per amore questa donna. E allora ringraziamo il Signore. E nello stesso momento, fratelli e sorelle, come cristiani, chiediamo. Siamo in Gesù Cristo. Ho tre immagini davanti agli occhi molto belle. La prima. Adesso che siamo andati a prendere l'effigie della Madonna e poi l'abbiamo portata, dovete sapere che questo è un fatto biblico. La Madonna viene chiamata Arca dell'Alleanza nelle litanie del Rosario, che facciamo il Rosario. Sapete perché? Perché l'Arca dell'Alleanza nell'Antico Testamento era quell'arca detta da Dio a Mosè di crearla. Bene, con legno, poi tutta fatta d'oro, eccetera, eccetera. Poi fu detto a Giosuè, agli altri che venivano dopo Mosè, e lì misero nell'arca dell'alleanza la Torah, la legge di Dio. E allora l'arca dell'alleanza veniva portata in spalla e veniva portata sotto la tenda quando il popolo degli ebrei era nomade, quando fu liberato dall'Egitto. Il popolo cristiano ha visto come figura questo. Nella realtà più concreta la vista della Madonna. La Madonna viene chiamata Arca dell'Alleanza perché non porta in sé delle scritture, i 10 comandamenti, ma porta la legge che è l'amore. E l'amore noi sappiamo che è un solo, porta il Dio fatto uomo. Allora noi bello, no? Quando facciamo il Rosario, porta del cielo, stelle del mare, arca dell'alleanza, arca dell'alleanza. Allora noi possiamo dire che adesso siamo andati a prendere l'arca dell'alleanza e abbiamo danzato per le strade. Questo piccolo pellegrinaggio che abbiamo fatto rappresenta proprio questo. Noi cristiani portiamo l'arca dell'alleanza, bellissima che è la Madonna, perché dentro di lei, dentro il suo grembo, c'è Dio, Dio. E allora è bello fratelli e sorelle, questo pellegrinaggio significa che noi tendavamo a Dio, l'abbiamo trovato perché questa donna ha detto sì e dicendo sì è diventata colei che conteneva l'immenso, l'incontenibile, e poi da lì siamo tornati, siamo venuti. Ed ecco un'altra immagine. Vi ricordate la Madonna quando ebbe la luce dell'Arcangelo Gabriele? Cosa fece? Andò con un Giovanni alla Santa Elisabetta. E quando Elisabetta, la mamma di Giovanni Battista, quando Elisabetta vide Maria,
visto entrare la Madonna di Casandrino, abbiamo esultato di gioia. Poi un'altra immagine molto bella, vedete, questa è la porta che apre alla festa, e mi sono chiesto: quando è che una donna gioisce, una famiglia gioisce, perché no, un popolo gioisce? Quando c'è una donna in attesa, quando una donna sa che è incinta, allora c'è la gioia e c'è la preparazione. La donna, il corpo umano di per sé, si prepara per 9 mesi per concepire, ma tutto quello che ruota intorno è gioia e bellezza. Tutto quello che ruota intorno alla Madonna, pensiamo quando era incinta 2000 anni fa, io penso, primo, Giuseppe, lo sposo di Maria, al volto di questo figlio, pensava a tutto quello che c'era bisogno, alla gioia incontenibile del bamboletto che poi stava per casa, alle persone, ai parenti che gioivano a preparare qualcosa per questo bambino, a dargli tutte le attenzioni, la famiglia, anticamente, ancora oggi. No. Tutta la famiglia, quando dentro la famiglia non parlo di padre, mamma e nonni, la famiglia, i parenti tutti, si stringevano attorno per la gioia. Permettetevi, mia cognata sindaco, mia cognata figlia, la moglie di mio fratello, Aurora, come è partorito. Io sono già immensa nel cuore, oh, pensate a mia cognata, la giudice. Una donna si prepara,
Come ti piace questa cosa? Se qualcuno che non crede pensasse solo a questo, che la donna, io dico sempre a tutti gli altri, dico anche adesso, ripetere giova. No, la donna nella sua costituzione fisica ha le anche più larghe. Se ci avete fatto caso, perché è stato un errore? No, perché è stata predisposta. Qualcuno dice caso, io dico Dio. No, ad accogliere una nuova vita, una nuova vita. Bene, predisponiamoci tutti ad accogliere che cosa? Dio attraverso questa donna. Mi piace questo. Siamo tutti quanti maschi e femmine graviti di Dio. Graviti di Dio. E allora vediamo che questa festa noi partoriremo tutti. E la gioia di una madre quando partorisce non ha eguali, non ha eguali, come non ce l'ha, purtroppo stiamo celebrando in questi giorni morti di giovani, papà, di mamme che vedono i propri figli andarsene via, non ha eguali il dolore, così la gioia, e ne scrive, fratello e sorella, ringraziamo il Signore. Veramente, ve lo dico ancora, almeno io sto cercando di farlo. Voglio prepararmi a questa festa. A fare che cosa? Ad essere accogliente. Che questa festa non è di pochi. Questa festa è di tutta Casandrino. Tutta. Allora dobbiamo gioire tutti. Se c'è uno di noi che non gioisce in questa festa, non è un buon giorno. Tutti dobbiamo gioire. E allora io vi devo mettere nella condizione di accogliere, come mi ha accolto Gesù, i miei parenti hanno accolto questo bambino, sapendo che dopo finita questa festa noi avremo un cuore così alto che somiglia tanto alla Madonna di Casandrino. Quando noi diciamo io sono un devoto della Madonna di Casandrino, dovete mettere uguale, io somiglio alla Madonna di Casandrino, voglio somigliare, mi sforzerò di somigliare, tutto il resto non ci interessa. C'è, è bello, ma se rimane soltanto un ciclo, voglio diventare come la Madonna di Casandrino. E com'era questa Madonna di Casandrino? Avete sentito il chiudo, avete sentito il chiudo, le nozze di Cana, donna che si preoccupa, donna che vede da lontano le preoccupazioni di questi due giovani sposi, e chi si preoccupa, e chi ama, agisce, e chi ama, insiste con il proprio figlio. Allora noi sappiamo che il cuore di Maria, la Madonna, era un cuore di madre, di padre, era un cuore di Dio, era un cuore che amava senza riserve e riusciva a vedere quello che gli altri non riescono a vedere. Fratello, sorella, la Madonna sa che cosa hai bisogno, ti dice soltanto una cosa: fidati, fidati, dietro le quinte, io parlerò con il figlio, e quello che ti fa soffrire, quello che ti addolora, in un modo o nell'altro, mio figlio, per amor mio e per amor tuo, sicuramente ti aiuterà. Come, quando e in che modo? Dio lo sa. Auguri a tutti, perché oggi veramente tutti festeggiamo questo. Auguri che veramente questa festa ci possa far diventare per quella, come abbiamo detto prima, gravi di Dio. Siamo dati a Gesù Cristo.